guarda Chico, un ex, questa volta non hai segnato come in Coppa Italia, ma con la tua entrata, diciamo, la tua entrata ha coinciso con una svolta, perché la bis è stata costante nell'area del Fano e poi nel finale hai messo lo zampino anche nel gol di Dominici. Un pari giusto, una buona bis, non ottima, ma comunque il pari fa morale e fa classifica. Sicuramente era importante far risultato oggi, perché volevamo assolutamente rifarci dal derby di quest'estate e ce l'abbiamo fatta a metà riprendendo il pareggio. Ecco, l'impressione è che dalla tribuna la bis mai e poi mai avesse, diciamo, pareggiato, vista insomma la difficoltà oggi a buttarla dentro, magari le scelte della partita del Fano vi hanno letteralmente agevolato. Sì, è stata una partita difficile perché il derby è sempre molto combattuto. Io penso che nonostante questo abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo rischiato poco, perché se io mi ricordi l'occasione del Fano c'è stata solo quella del rigore, perché hanno tirato veramente poco in porta. Forse abbiamo da recriminare qualcosa anche noi, ci poteva stare qualcosina anche per noi, però è inutile parlarne adesso. È stata una bella giornata di sport con gli spalti pieni e ce l'abbiamo fatta a metà. Cioè adesso abbiamo la partita di ritorno per completare l'opera. Ecco, dall'infortunio che hai avuto in Coppa Italia proprio contro il Fano, sei tornato da un paio di settimane, oggi hai riassaggiato il campo, intanto come stai e diciamo che cosa vuoi dire ai tifosi vissini che aspettano i tuoi gol? No, non devo dire niente, io mi sono sempre messo giù per lavorare, per recuperare, in tanti tempi dell'infortunio erano quelli, adesso domenica scorsa sono entrato alle Canati, mi sentivo bene, oggi ancora meglio, a parte che oggi stavo bene anche un morto, perché con l'adrenalina che ti gira nel sangue stanno bene tutti, però siamo un ottimo gruppo, io sono a disposizione, contentissimo di farci parte. Grazie. Senti, mister Maggi aveva detto alla vigilia che in una partita del genere fa tutta la differenza il lato emotivo. Mi sembra che la previsione sia stata abbastanza azzeccata, una bis e anche il Fano, tutti e due abbastanza tesi in questa partita. Si è respirata un po' quella tensione che ha un po' bloccato soprattutto il vostro modo di giocare. Sicuramente la tensione ha bloccato un po' il bel gioco, la giocata in tranquillità, però nonostante questo, secondo me abbiamo fatto una buona partita. Cioè, era difficile giocare bene oggi con tutto quello che stava sotto. Insomma, abbiamo giocato col cuore, va bene così. Oltretutto, se la vis non era tranquillissima, lo era ancora di meno dopo essere andata sotto in quella maniera. Quello, avete comunque avuto la grinta. Sì, la grinta sì, però siamo un gruppo di ragazzi intelligenti, ragazzi abbastanza maturi, quindi sappiamo benissimo che le partite si possono pareggiare, vincere o perdere al 90. Antonio, abbiamo fatto il nostro, dai, abbiamo lottato fino alla fine.